Positivo il bilancio della manifestazione Aspettando Terra Madre, svoltasi nell'ambito del progetto finanziato dall'iniziativa comunitaria Interreg Med, MD.net, When Bread Meets People. Tre giornate organizzate dal comune con la collaborazione della condotta Slow Food di Caltanissetta, IDIMED, GAL, Terre del Nisseno, CEFPAS e Consorzio Universitario, ricche di incontri ed eventi che hanno visto la partecipazione di numerosi relatori, alcuni da remoto, altri in presenza, tra cui il ministro degli affari esteri Luigi Di Maio, il sottosegretario Giancarlo Cancellieri, ma anche il fondatore del movimento Terra Madre, Carlo Petrini, il presidente dell'organo esperti della Commissione UNESCO per il patrimonio intangibile, Luigi Petrillo, e ancora l'assessore regionale Manlio Messina e tanti rappresentanti di enti, istituzioni, partner internazionali, ambasciatori e docenti universitari. Tra gli eventi anche l'opera dei pupi antimafia di Angelo Sicilia, che ha messo in scena la storia dei giudici Falcone e Borsellino, una serata dedicata al ricordo di Emanuele Macaluso, momenti indirizzati ai giovani e la presentazione del libro Il lupo e l'agnello dal Mantra del Sud, assistito all'Operazione Verità di Pietro Massimo Busetta. Sono state buttate le basi per forti e stabili relazioni istituzionali e politiche e organizzative a livello internazionale che poi avranno i loro frutti nel prosieguo del parco. Sono quelle cose che servivano se vuoi fare delle attività prodromiche, chiamiamole così, che servono per costruire il parco, per fare sì che il parco possa servire anche a chi produce i prodotti oppure a fare sì che possa diventare una meta turistica. E quindi è andata benissimo, noi siamo estremamente contenti, soddisfatti di questa grande partecipazione. Ora a seguire ci sarà un'attività intensa nelle scuole perché noi dobbiamo attivare il parco all'interno di ogni scuola. Ogni scuola che diventa un laboratorio creativo di questa grande progettualità, perché il parco poi alla fine lo faremo come lo vorranno i ragazzi, perché i ragazzi sono il presente e il futuro. Noi semplicemente stiamo tracciando lo schema, il confine entro cui muoversi, poi saranno loro con la loro grande capacità e intelligenza a disegnarlo, a rendere, a inserire i contenuti. Una partecipazione particolare che la ricordo qui è stata quella della Web TV del Liceo Classico, la Ruggero, che ha avuto la possibilità di intervistare tutti gli ospiti che si sono alternati in questi giorni e che ho trovato parlando con loro di notevole stimolo e interesse. Quindi Caltanissetta è stata epicentro di questa grande, è epicentro del parco, di questa grande operazione che è stata riconosciuta da tutti, da Petrini ad ambasciatori. Ecco, un intervento interessantissimo è stato quello del presidente del CNEL, l'ex ministro Treu, che proprio studiando i materiali ha dato dei suggerimenti e ha invitato anche un confronto direttamente a Roma, alla sede del CNEL, per portare avanti diciamo, tutte le relazioni. Quindi estremamente soddisfatti, invito la città a considerarsi protagonista di questa grande operazione. C'è spazio per tutti coloro che vogliono partecipare. Si conclude dunque la prima tappa di Aspettando Terra Madre, che proseguirà anche a giugno in vista della manifestazione di settembre Terra Madre al Salone del Gusto di Torino, quando il parco, nato da un'idea di Beppe De Santis, esperto di strategie di sviluppo e dell'assessore alla crescita territoriale del comune di Caltanissetta Francesco Nicoletti, verrà presentato come buona pratica per uno sviluppo inclusivo rivolto anche alla tutela della cultura mediterranea.